Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24 e ai titoli del nostro telegiornale. Taurianova, dimissioni falliti, scatta la polemica nella maggioranza. Ad Altomonte ha fatto tappa la marcia contro la violenza sulle donne. La città di Longobucco si aggiudica il premio Comune Trasparente. A Zumpano si inaugura una mostra nell'ambito dell'iniziativa contro la violenza sulle donne. E ritorniamo dunque a parlare del caso dell'ex capogruppo del PD, Pino Falletti, che ha rassegnato le sue dimissioni dopo la vicenda delle lettere minatorie che avrebbe inviato a se stesso. Al suo posto dovrebbe subentrare Daniele Prestineo, ma è subito polemica. Vediamo perché. A Taurianova, il giorno dopo l'ufficializzazione delle dimissioni del consigliere comunale di maggioranza Pino Falletti, si apre una possibile fase di incertezza per la coalizione politica in consiglio, perché al posto dell'ex capogruppo del PD subentrerà Daniele Prestileo, primo dei non eletti in quota DEM, che nelle settimane successive alle elezioni amministrative del 2015 era andato in rotta con i vertici del partito e della maggioranza. L'interrogativo comincia a farsi sempre più pressante, anche perché con l'uscita di scena di Falletti, cosa farà il neoconsigliere Prestileo una volta entrato nel civico consesso? Anche perché, senza il supporto del nuovo entrato, il sindaco Fabio Scionti non ha più una maggioranza consiliare. Solo il possibile soccorso di qualche altro consigliere di minoranza potrebbe aiutare ad uscire dalla palude politica il primo cittadino. Ieri in conferenza stampa il sindaco Scionti ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti i consiglieri, cosa che c'è stato la scorsa volta nell'ultima assise comunale, quando quasi tutti i consiglieri hanno votato un bilancio che ha portato all'assunzione e alla stabilizzazione di molti lavoratori LSU LPU del municipio. Tra 15 giorni ci saranno altri due passaggi importanti in consiglio, l'approvazione dei rendiconti 2017 e 2018. Cosa faranno i consiglieri di minoranza? Cosa farà il subentrato Daniele Prestileo? Interrogativi che in queste ore stanno animando il dibattito politico nella città. Il sindaco ieri in conferenza stampa è stato netto nell'aver spinto Pino Falletti alle dimissioni, senza pentimenti e senza paura. Il messaggio del sindaco è stato chiaro: prima l'etica è una questione morale, poi tutto il resto, anche con la possibilità di andare tutti a casa perché non si hanno più i numeri in consiglio. Un'amministrazione, ha detto il sindaco, deve fornire servizi in modo trasparente rispettando le regole. È ciò che abbiamo fatto in 4 anni e questo è motivo di vanto per il governo cittadino. E ancora, non ho chiesto le dimissioni di Falletti per motivi personali, ma un percorso così virtuoso non può vivere di macchie e ombre. Ho preteso ciò, ha sottolineato il primo cittadino, perché sono il tutore della città di Taurianova. Restiamo a Taurianova, dove abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'onorevole Angela Napoli, già membro della commissione parlamentare antimafia, che si è espressa sul caso Maria Kindamo e sulla pericolosità della cosca Mancuso. Onorevole, ieri gli arresti per il caso di Maria Kindamo, ecco, ancora una volta questa cosca è potente dei Mancuso. Non poteva purtroppo che essere così. Io sono contentissima che finalmente qualcosa si muova a livello di indagini. Mi sembra, ho scritto su Facebook, finalmente la procura di Vippo si sta svegliando e questo è estremamente importante, indicativo. Io immaginavo il tutto purtroppo. Purtroppo è avvenuto nel territorio dei Mancuso e tutto ciò che avviene nel territorio dei Mancuso avviene con il loro consenso, non c'è niente da fare. È un cognome che io vorrei vedere scomparire veramente da tutte le presenze che ci sono nella nostra Calabria, ma purtroppo sono veramente dei criminali. Cioè avere eliminato, sottratto
fatto la vita di una giovane mamma, di una giovane professionista, una donna che non aveva fatto nulla di male se non la volontà di crearsi una sua vita, di svolgere in maniera esemplare la sua professione, il suo ruolo di madre, di cittadina della nostra Calabria, ecco, aver sottratto una vita in maniera così vigliacca ed esserci delle persone che hanno coadiuvato, che sono state di aiuto, come quella arrestato ieri che addirittura avrebbe manovrato il sistema di videosorveglianza proprio di fronte e guarda caso manovrato proprio per agevolare questo crimine assurdo, è incredibile. Ecco, io mi auguro che a questo punto si possa almeno ritrovare al più presto il corpo, perché è giusto che i familiari abbiano il corpo della povera signora Kindamo, e mi auguro altresì che una volta individuati gli esecutori materiali vengano questi assicurati alla giustizia, ma non assicurati alla giustizia e poi lasciati lì così, assicurati alla giustizia queste gente. Noi non abbiamo la pena di morte ed è giusto che non ci sia la pena di morte, ma mi auguro che facciano la loro giusta fine nelle celle carcerarie e che ci rimangano a vita. Cambiamo decisamente argomento, ha fatto tappa ad Altomonte la seconda edizione di Due donne, due mari, marcia itinerante contro la violenza sulle donne. Contro la violenza sulle donne, ma più in generale contro ogni forma di violenza, questo è il messaggio della seconda edizione di Due donne, due mari, marcia itinerante attraverso le regioni italiane organizzata dall'Associazione Felicita. Una delle tappe è stato il comune di Altomonte in provincia di Cosenza. La violenza sulle donne non è un argomento che si tira fuori a gogo o sul quale indignarsi quando succedono le peggiori tragedie di cui sentiamo tutti i giorni parlare. È uno sforzo educativo che deve essere fatto soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, per quel percorso di progresso, di crescita, di civiltà, di convivenza, di valorizzazione delle pari opportunità che deve essere elemento fondante di ogni società civile e di ogni comunità. A prendere parte all'iniziativa anche organizzazioni come Agrocepi, che vanno oltre la mission di base per affermarsi come forza sociale. Sono molto contento intanto di essere ad Altomonte e poi di aver condiviso anche con la Federazione dei Tabaccai di sostenere l'evento promosso dall'Associazione Felicita, simbolicamente denominata, ma molto serio anche da questo punto di vista, Due donne, due mari, che rappresentano, diciamo, la socialità e una lotta alla violenza contro tutte le violenze. E noi da qui, da stamattina, valuteremo anche come Agrocepi, come siamo una forza sindacale di rappresentanza imprenditoriale, due cose: che le nostre imprese aderiscono sempre di più alla rete di qualità INPS contro il caporalato, ma soprattutto andremo alla costituzione di un dipartimento di Agrocepi, agricoltura sociale e socialità, perché ci sembrano questi gli elementi di fondo anche per uno sviluppo agroalimentare etico in tutti i sensi. Colgo anche l'occasione di ricordare purtroppo un nostro collega che ci ha lasciato da poco perché ha subito una violenza a Napoli, che malvivente con un pugno, diciamo. Il nostro collega per un mese è andato in una situazione di coma cerebrale e purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi di questo portiamo anche sostegno e per quanto riguarda la famiglia e il nostro cordoglio. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Longobucco, Giovanni Pirillo, per l'aggiudicazione dell'amministrazione comunale del premio Trasparenza. Ad aggiudicarsi il premio Comune Trasparente 2019 è stato il comune di Longobucco. Come ogni anno, Asmenet Calabria ha infatti premiato i comuni
che hanno conseguito i maggiori punteggi nel rendere disponibili i servizi online sviluppati dal centro servizi territoriale e che si sono contraddistinti per realizzare concrete azioni di innovazione e trasparenza amministrativa. La classifica che ha visto prevalere per la provincia di Cosenza il Borgo Silano, seguito da Locri, Argusto, Ciron Marina e Tropea, comuni delle restanti quattro province calabresi, è stata stilata come ogni anno in base al monitoraggio che viene effettuato 15 giorni prima del convegno che è andato in scena alla Lamezia Terme, dal titolo L'innovazione e la sussidiarietà in difesa delle autonomie, che si propone di evidenziare le esperienze più significative sul tema del digitale. In seguito a tale riconoscimento, il sindaco di Longobucco, Giovanni Pirillo, ha espresso a nome suo dell'amministrazione comunale entusiasmo e soddisfazione. Sono veramente soddisfatto per questo traguardo che l'amministrazione comunale di Longobucco, con i dipendenti comunali, perché bisogna anche condividere con loro questo successo, perché è anche merito loro se abbiamo raggiunto questo traguardo. È un traguardo che non ci aspettavamo, però lo abbiamo raggiunto. Ed essere i primi nella regione Calabria ad essere premiati per quanto riguarda la trasparenza e la legalità è un traguardo che mi dà gratificazioni e grandissime soddisfazioni a me e a tutta la cittadinanza longobucchese. Ne approfitto anche per invitare tutti coloro che ascoltano a venire nel mese di agosto a Longobucco. Non ve ne pentirete, perché troverete un paese accogliente che vi darà ospitalità. Longobucco, che è il borgo nel Parco Nazionale del Latino, è l'unico centro che si trova nel parco e nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Zumpano, il piccolo comune alle porte di Cosenza che ha ospitato la manifestazione contro la violenza sui minori e sulle donne, è stato teatro anche di un'iniziativa culturale nei confronti della quale il sindaco Mario Lucente punta molto. Zumpano, il piccolo comune alle porte di Cosenza che ha ospitato la manifestazione contro la violenza sulle donne e sui minori, è stato teatro anche di una iniziativa culturale nei confronti della quale il sindaco Maria Lucente punta molto. Infatti, con la donazione di alcune opere artistiche, si vuole creare una sezione del MAE, il Museo di Arte ed Etnografica, inaugurato lo scorso anno all'aperto, e per l'occasione ieri sono state donate appunto alcune opere d'arte. L'origine delle opere è quello che abbiamo voluto è dare un messaggio. Fondamentalmente un messaggio sul tempo. Siamo basati su una società che è sempre più veloce, fluida. E quindi non ha neanche il tempo di pensare. Invece per noi in questo momento è veramente importante la memoria, quindi preservare la memoria in modo che le persone non perdino la loro identità. La mia opera vuole essere una denuncia, quindi l'arte come denuncia di un'infanzia che molti bambini purtroppo hanno negato, nel senso che per gente senza scrupolo, per vari motivi, questi bambini vengono ad essere sfruttati, violentati psicologicamente, fisicamente. E quindi questo messaggio che ho voluto dare è proprio questa umanità che si perde e questa vita che viene deturpata togliendo la parte più bella della vita, che è proprio l'infanzia, insomma, che deve essere un periodo di spensieratezza, di giochi, di sogni, e invece per molti bambini tutto questo è negato. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto nelle prossime edizioni di Calabria News 24 Informa e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie per essere stati con noi.